Amanti della buona cucina, ciao, benvenuti e bentornati qui nella Cucina per Tutti. Innanzitutto voglio chiedervi come state, visto che stiamo purtroppo affrontando un problema grave nel mondo, quello del coronavirus. Non per voler fare pubblicità, ma purtroppo ci sta toccando anche noi qui in Italia questo problema. Ma per alleggerire un po' la mente e il cuore da tutto ciò che accade, purtroppo, perché è inevitabile nella vita, vogliamo sintonizzarci nei canali YouTube preferiti. E ora ci sintonizziamo qui nella Cucina per Tutti per cucinare insieme qualche grande classico. Oggi vi propongo un buon brodo, magari da accompagnare con dei tortellini davvero fantastici al brasato. È un bel classico che facevano i nostri nonni, vero? Ma visto che vogliamo dare anche, diciamo, un'ultima ricetta invernale alle nostre preparazioni e anche al canale, vogliamo cucinare insieme questo piatto. Quindi, se siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per cucinare insieme quest'ottima ricetta, io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ingredienti per due persone. Ci servirà una carota, due patate, mezza cipolla bionda, e io vado a inserire anche uno scalogno per rendere più saporito il brodo. 250 g di tortellini freschi, utilizzo quelli al brasato. Ci servirà dell'olio, del sale. Nella pentola che vedete ho messo 2,5 litri d'acqua. Come carni utilizzo 3 cosce di pollo e 900 g di biancostato. Mettiamoci al lavoro. Cominciamo con il pulire la verdura. Vado a togliere le parti non commestibili dalla carota e sbuccio in questo piatto con il pelapatate. Divido a metà la carota, la metto da parte e sempre con il pelapatate vado a sbucciare le patate. Non ci resta che concludere la pulitura delle verdure con lo scalogno. Le verdure sono pronte, ora prendiamo la pentola, accendiamo il fuoco e andiamo a mettere tutti quanti gli ingredienti. Come faccio io il brodo? L'acqua l'ho già messa nella pentola, accendiamo il fuoco, io vado a inserire un goccio d'olio nuovo, ovviamente l'olio per lo più rilascerà il sapore perché il grasso che rilascerà naturalmente la carne farà ancora di più insieme all'olio insaporire questo buon brodo. Quindi una volta che ho acceso il fuoco e ho inserito l'olio, vado a mettere tutte quante le verdure in acqua fredda. Come potete vedere, questa ovviamente non vi ho fatto vedere come pulirla perché l'avevo già precedentemente pulita, le carote e anche tutti quanti i pezzi di carne, come potete vedere, quindi il pollo ed il biancostato. Il sale invece lo aggiungeremo solo a fine cottura. Sta quasi per bollire, come vedete si è formata questa schiuma sopra e con una schiumarola la andiamo a tutta quanta ad eliminare, come vedete. Ora noi andiamo ad abbassare il fuoco, visto che sta cominciando a bollire, e gli facciamo fare una cottura, una bollitura molto lenta, a fuoco molto basso. Ci rivediamo fra un'ora per capire com'è la situazione. Come vedete il brodo sta continuando la cottura ed è passata circa un'ora da quando ha cominciato a bollire. Io ora cosa faccio? Vado ad aggiungere una prima parte di sale all'interno per dare il sapore alla carne e per rendere sapido il brodo. Lasciamo cuocere un'altra ora e poi successivamente controlliamo se va bene di sale. In caso contrario ne rimettiamo ancora e continuiamo per un'altra ora la cottura. Siamo arrivati a 2 ore di cottura. Ora noi continuiamo la cottura del brodo e della carne, però togliamo le verdure perché io voglio che rimangano sode. Quindi, come potete vedere, io metto in un piatto le carote, la cipolla e vado a recuperare anche le patate. Ci vediamo dopo. Intanto la carne continua la cottura e il brodo va a insaporirsi. Sono passati altri 45 minuti, io insieme alle verdure che ho precedentemente tolto vado a togliere anche il pollo, come vedete. Lo vado a cercare e l'ultima cottura che noi andiamo a terminare è proprio quella del biancostato.
Così, come state vedendo, sta diventando morbido, ma noi con la cottura lo facciamo diventare ancora più morbido. Ovviamente sempre una cottura a fuoco basso e molto lenta. Il brodo è andato per circa 4 ore, come vedete si è ristretto molto e la carne di manzo, che è l'ultima che noi andiamo a togliere, si è ammorbidita davvero tanto, come potete vedere. La mettiamo insieme alle patate e al pollo che abbiamo già tirato via qualche tempo fa. E poi cosa andiamo a fare? Andiamo ovviamente a filtrare il brodo per poter poi andare a mettere i nostri tortellini. Ok, io mi sono munito di una boule e di un colino. Andiamo a prendere il brodo, come vedete, e lo andiamo a filtrare. Abbiamo rimesso quindi il brodo sul fuoco, sta ricominciando, come vedete, a bollire. Noi andiamo ad inserire i nostri tortellini. Avranno bisogno in questo caso di 4 minuti di cottura. Ci vediamo dopo. Quindi i nostri tortellini sono pronti, noi li andiamo a mettere nel piatto. Ovviamente il brodo può essere utile, per esempio se dovete arrorare il sugo, un ragù, per qualsiasi preparazione, anche di carne, ad esempio, che prevede il brodo. Come vedete, i nostri tortellini sono pronti. Non ci resta che augurarci a tutti quanti buon appetito. Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata e ci vediamo alla prossima videoricetta.